Massa, siamo io e Raffaele, amici di vecchia data. E il progetto nasce da ormai 17 anni fa. È una dub performance di materiali nostri prodotti nel corso degli anni, che subiscono variazioni tipiche del dub ogni volta. E insomma, stiamo ancora qua a fare queste cose che ci piacciono. Like owls of them got shining eyes until the dawn. Mai rifarne, abbiamo neanche mai cercato di fare uno diverso dagli altri, facciamo esattamente quello che esce mettendo assieme quello che siamo. Poi piace, ci fa piacere, per tanti anni non è piaciuto a nessuno. Noi sono diventati 17 anni che suoniamo, mi fa piacere che adesso giriamo, c'è gente che c'è un'attenzione, c'è gente che apprezza, ma tanti anni non è piaciuto, come adesso piace, domani non piacerà più, ma non è che faremo cose diverse per piacere. Questo è il punto di partenza. Nel caso di Giambassa però ci siamo concentrati a ottenere un suono molto personale, nel bene e nel male di quello che significa avere un suono personale. E per cui passiamo molto tempo a decidere qual è il suono giusto per quel pezzo, quell'altro pezzo, passiamo più tempo a decidere queste cose che neanche a costruire il pezzo in sé. Per noi il suono è il modo di comunicare che abbiamo. Forse siamo tornati nel nostro territorio più venendo dall'estero che partendo su tanto. Può capitare che ci si accorga di te soltanto dopo che hai avuto un certo tipo di riscontro fuori, un po' fuori dalle mura, diciamo, dei confini di questo posto. Abbiamo un'etichetta web based dal 2005. Con la quale abbiamo pubblicato lavori di artisti che ci convincevano. Si chiama The Quiet Bump l'etichetta. E diciamo che sotto questo ombrello di A Quiet Bump sono usciti vari lavori, devo dire col senno di poi, guardando il catalogo, tutti molto personali. Ecco, di questo sono molto contento, nel senso che tutta l'etichetta ha un carattere proprio. Per noi questa cosa è davvero importante, ma lo è per le persone avere carattere, come dire. Non credo che sia una cosa così speciale, è una cosa abbastanza normale. Più mentalità, più coerenza, più militanza, meno falsità, meno indisponenza, meno distanza, meno gente canza, meno frutto in uguaglianza, meno gente che sa capo. In questo calderone dove non c'è più territorio, non c'è più territorializzazione, e c'è solo deterritorializzazione, probabilmente un progetto, diciamo, dico un
progetto un po' più indipendente, come quello di Giambasso, indipendente inteso nel senso che abbiamo voglia di fare la musica nostra e basta. Probabilmente può avere un margine di attenzione in più, perché semplicemente perché è diverso. Noi preferiamo andare in posti dove ci sentiamo a nostro agio, e questa è una sensazione che abbiamo percepito appena siamo arrivati. In generale a noi piace la gente che in qualche modo cerca di fare un lavoro o di rincorrere un sogno nel posto in cui è nata, nonostante tutto.